calcio a 5. La squadra del Napoli, che gioca in Serie A, è stata ricevuta questa mattina a Palazzo San Giacomo per un saluto istituzionale ai giovani atleti. Il futsal, come chiamato il calcetto in ambito internazionale, è uno sport molto praticato a livello amatoriale, ma che nella sua versione agonistica richiede una disciplina severa e doti atletiche eccezionali. Nacque negli anni 30 in Sud America come soluzione popolare per rimediare alla mancanza di campi di calcio. Ho scelto da piccolo, allora mi piace, non è, cioè, un ruolo abbastanza difficile, come nel calcio a 11, cioè una parata che non fai compromette tutta la partita. Il calcio a 5 è molto diverso dal calcio, come esecuzione, come movimenti, lo devi praticare per vedere la bellezza di questo sport. Un bellissimo gruppo, molto unito, molto uno che lotta per l'altro. La formazione partenopea, tra le più giovani dello scenario nazionale, è formata in prevalenza da atleti napoletani e sudamericani. La sede di gioco del Napoli Calcio a 5 è il Palacercola. Mi piace la spettacolarità che offre la disciplina, che offre proprio la tipologia di sport, che si svolge in un campo di 40 metri per 20 e riguarda soprattutto ragazzi che abbiano grosse capacità tecniche. I giocatori brasiliani, così come quelli spagnoli, provengono proprio da questa disciplina, tanto che si vede dal gesto tecnico. Nel settore giovanile noi abbiamo un ottimo riscontro nel sociale, una serie di ragazzi, tutti provenienti, quasi tutti provenienti da quartieri difficili di Napoli, e quindi è molto, come sport, molto aggregante, perché a livello giovanile si può anche giocare su campetti all'aperto.